Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Mars Italia S.p.A., l'azienda di produzione e distribuzione barrette di cioccolata, ma non solo, naturalmente. E siamo in compagnia di Umberto Polimene, il responsabile Vending Italia. Buongiorno Umberto. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Vending News. E con Domenico Muscatello, il responsabile vendite dell'Autovom. Buongiorno Domenico e bentornato dopo 2 anni di pausa. Buongiorno anche a te Fabio e buongiorno a tutti. Andiamo innanzitutto a chiedere che cosa presenta quest'anno Mars Italia al mercato del vending e a questo punto dopo anche dell'Autovom. Assolutamente. Beh, quest'anno sono molto contento di dire che abbiamo davvero tante cose da presentare, tante cose da condividere con i nostri clienti e con tutti gli stakeholder più importanti del mondo del vending. Innanzitutto abbiamo la nostra Intelligent Vending Machine. Come sapete Mars da sempre ha investito nel mondo dei distributori automatici. Storicamente siamo un'azienda che ha fornito ai nostri clienti dei distributori in comodato d'uso. Per noi era un modo per conoscere le esigenze, le aspettative, le caratteristiche del consumatore in prima persona. Ma quest'anno abbiamo fatto di più perché abbiamo lanciato la Intelligent Vending Machine, che è una macchina davvero evoluta, una macchina straordinaria, perché permette un salto in avanti rispetto al passato straordinario in termini di capacità di vendere il prodotto, di attrarre il consumatore, perché è molto bello da vedere, ha un touchscreen fantastico, si possono fare vendite combinate, che è un qualcosa di veramente innovativo per il vending, si possono fare attività promozionali, tagli prezzo o anche promozioni tipo cashback o anche prodotto omaggio per distribuire o per lanciare qualcosa di nuovo, quindi davvero qualcosa di straordinario che crediamo possa davvero fare la differenza nel corso dei prossimi anni. E poi abbiamo anche un'altra novità importante, che è quella del micromarket. Noi crediamo che il micromarket possa essere un potenziale di sviluppo straordinario, ne abbiamo parlato anche ieri nel talk show qui in Venditalia. Il micromarket può rappresentare un'opportunità di sviluppo nei luoghi di lavoro, perché abbiamo già la storia di successo di altri paesi, dagli Stati Uniti all'Europa, in particolare dei paesi anglosassoni, che ci hanno dato la speranza che questo possa essere davvero un qualcosa su cui investire, che possa portare grande sviluppo nel vending attuale. E poi tutto il processo di digitalizzazione delle macchine. Abbiamo partnership con aziende importanti che permettono di digitalizzare anche le macchine che non lo sono ancora e che quindi possono proiettare anche questi distributori, che sono poi la maggior parte in Italia, nel mondo dell'intelligent vending machine. Un passo avanti per Mars Italia nella distribuzione automatica. Domenico, tu sei responsabile out of home. Sì, assolutamente. Quindi diciamo che il canale Autovom è un pochettino quello che racchiude tutti quanti i fuori casa, no? Quindi partire dal vending, chiaramente, che è un nostro cavallo di battaglia, è qualcosa su cui Mars continua a puntare da un sacco di tempo, più tutto quanto il resto, come l'impulso tradizionale e anche tutti quanti le altre aree di sfogo, insomma, del nostro business. Il vending noi lo prendiamo ad esempio per cercare di portare qualcosa di innovativo ai nostri consumatori, perché questa è la grande importanza di un'azienda come Mars, no? Quindi cercare di portare innovazione al consumatore, non soltanto nella tipologia di prodotto e quindi anche in quelli che possono essere nuovi prodotti. Abbiamo visto anche Bekind, che continua a essere chiaramente una grandissima innovazione che abbiamo portato nel mercato da qualche anno, ma anche nella modalità di consumo, nella modalità di poter appunto avvicinare i nostri shopper, ed è questo sicuramente un punto di forza della nostra azienda. Senza dimenticare tutti i prodotti a base di proteine. Beh, assolutamente, la parte proteica è qualcosa che sta chiaramente esplodendo non soltanto nel mercato del cioccolato o degli snack, ma anche in tutti quanti gli altri segmenti e compartimenti, e Mars Italia chiaramente vuole seguire questo trend e dare innovazione ai nostri consumatori e ai nostri shopper. E infatti quest'anno riusciremo a lanciare anche 2 iconici brand per la parte proteica, quindi Mars Protein e Snickers Protein, con un basso valore aggiunto di zuccheri, ma invece un grandissimo apporto proteico, proprio per andare incontro a quelle che sono i nuovi trend del consumo e anche le esigenze dei nostri shopper e dei nostri consumatori.
le tante novità presentate ora da Domenico e Umberto, potrete rivederle e studiarle in modo adeguato sul sito mars.com, il vostro sito istituzionale che è ricchissimo di informazioni. Allora io ringrazio entrambi per il contributo e continuo con le tante pillole video per andare a documentare le novità presentate nel corso di questa edizione, quella 2024 di Venditalia. Domenico, grazie. Grazie a voi, grazie Fabio. Umberto, grazie anche a te e a prestissimo. Grazie Fabio, davvero grazie ancora a tutti quanti, arrivederci.